fermo, la direzione dell'area Vasta 4 è di fermo, l'Università Politecnica delle Marche con il centro di formazione, il cuore dell'UnibPM di Ancona, l'unità operativa di cardiologia di fermo e l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e il servizio territoriale 118 della nostra area Vasta. Vicino a me c'è l'interprete dottoressa Lenka Kovarikova, tradurrà questa manifestazione per gli studenti delle scuole superiori della città, delle città della Guardia Centrale, Kladno, Nymburk, Meschede Kralove, Czaslaw, Svetoklugi, che salutiamo particolarmente insieme agli studenti dell'infermieristica di Fermo. Já jsem z Lučnice a dneska tlumočit celou událost a jsou velice vítání i studenti z střední škol Středočeského kraje, Kladno, Nymburk, Čáslav, Středoklugy a dále jsou srdečně zdravení studenti odboru Všeobecná zdravotní sestra tady ve Fermu. Un giorno importante per Fermo, perché con il progetto PAD, Public Access Rehabilitation, una scuola per una scossa per la vita, la città diventa più sicura. Stiamo parlando della donazione di 3 defibrillatori alla città di Fermo da parte del Rotary Club di Fermo, per essere posizionati in punti strategici della città, e uno di questi è il polo universitario di via Bronforte 47. Toto den je velice důležitý pro město Fermo, které díky projektu PAD, Public Access Defibrillation, Úder pro život, se stane nejstřešnějším městem. Bude se jednat o donaci 3 defibrilátorů městu Fermu, kterou poskytl Rotary Club de Fermo. A budou umístěny na strategických místech města, jedním z nich je zdejší sídlo univerzity ve Viablonkote 47. L'arresto cardiaco è una patologia che nelle Marche colpisce circa 1000 abitanti ogni anno ed è causata per l'80% da aritmie cardiache, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare, che possono essere riconosciute da un defibrillatore semiautomatico ed interrotte dalla conseguenza defibrillazione elettrica. Srdeční zástava je jedna z nemocí, která Marke samotném postihuje přibližně 1000 obyvatel ročně a z 80% je tvořena srdečními arytmiemi jako ventrikulární fibrilace a ventrikulární tachykardie, které jsou rozpoznatelné právě poloautomatickým externím defibrilátorem, zkrátce AED, a následně jsou přerušeny elektrickým vývojem způsobeným vyvolaným právě defibrilátorem. La normativa italiana stabilisce che tutti i cittadini italiani possono essere addestrati alla reanimazione cardiopolmonare e all'uso del defibrillatore in ambito extraospedaliero, unico sistema per salvare molte vite umane. Italské zákony umožňují, aby každý občan byl poučen, vyškolen v používání defibrilátoru, aby prováděl kardiopulmonální resuscitaci a díky tomu i mimo nemocnice mohlo zachraňovat lidské životy. Z
sappiamo che in 20 minuti deve arrivare il personale della Podes, ma la morte cerebrale diventa irreversibile dopo 10 minuti. Per questo l'intervento tempestivo di cittadini e di strati può salvare la vita di molte persone. Jak všichni víme, během vitali během 20 minut musí na místo dorazit záchranné složky, ale k mozkové smrti dochází už po 10 minutách. Proto i včasný zásah jakéhokoliv občana může zachránit život. Ok, prima di passare alla dimostrazione, alla presentazione del progetto da parte del dottor Paolo Signore, una scossa per la vita, diamo la parola al sindaco di Fermo, avvocato Paolo Calcinaro. Než dojde k prezentaci celého projektu a panem signorem ze Skosa opera Vita, první slovo bude patřit za starostově města Fermo, avvokátovi Paolo Calcinaro. Solo pochi secondi per dare innanzitutto il benvenuto nella città di Fermo a tutti quanti voi, non solo agli studenti della nostra facoltà, ma soprattutto a chi viene dalla Boemia qui a Fermo. Ok. Dopodiché voglio ringraziare tutte le autorità presenti, a partire da Sua Eccellenza il Prefetto, ma soprattutto il nostro Rotary, e qui nella persona del Dottor Paolo Signore, che tanto si è speso insieme al Dottor Macarri per avere non solo questa iniziativa, ma anche questa possibilità dentro la nostra università. Chtěl bych vás všechny velice přivítat tady ve Fermu, jak studenty a delegaci z Středočeského kraje, tak studenty tejší pobočky univerzity. Stejně tak bych chtěl poděkovat všem přítomným za jejich účast, především její excelenci, paní prefekce a zástupcům Rotary klubu města Fermu, a panu Paolo Signorovi. Pensate che solo nella settimana scorsa a Fermo abbiamo avuto, grazie al dottor Gabrielli presente, la possibilità di offrire uno screening cardiaco a oltre 300 cittadini fermani. Allora saluto tutti quanti voi, anche perché ho visto arrivare il rettore dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona. Nyní k vám promluví paní její excelence, paní prefektka Ferma, paní doktorka Vincenza Filippi. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno alle autorità, al sindaco, al rettore, buongiorno alla cittadinanza, buongiorno a Rotary nella sua composizione allargata, oltre che il past president, anche l'attuale president, il governatore che si è unito a noi, tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, i professori, i cardiologi, i medici, per un'iniziativa che da rappresentante, diciamo, del governo della provincia ritengo essere prova di una grande civiltà, di un grande livello di attenzione a un bene primario quale quello della salute, tutelato costituzionalmente. Non tutte le città riescono ad avere queste risorse, e il dono che il Rotary, come discorso di solidarietà, dà alla città rappresenta veramente un grande esempio di solidarietà, in cui ognuno di noi come cittadino, come rappresentante delle istituzioni deve essere assolutamente fiero. Ogni volta che mi trovo in circostanze
circostanze istituzionali di questo tipo, riscontro un grandissimo livello di attenzione da parte del territorio della provincia di Fermo in tutti i molteplici aspetti della vita sociale, culturale e anche in questo caso ancora più nel profondo della salute, degli aspetti sanitari della popolazione. Sono particolarmente quindi orgogliosa di dare anch'io il mio benvenuto e di vedere tanti ragazzi, le generazioni che in questi scambi culturali tra l'Italia, in questo caso la Moenia, vengono in questa bellissima realtà per fare un'esperienza che è di studio, di lavoro, di conoscenza del territorio e che vedono come il territorio nostro della provincia di Fermo possa rappresentare veramente una presenza di eccellenza e nell'ambito mi rivolgo assolutamente al rettore con cui si lavora congiuntamente e soprattutto anche della città di Fermo nel rispetto di questo bellissimo associazionismo che si dedica proprio al bene degli altri. Grazie e un saluto a tutti. Passiamo ora la parola al presidente. Je důležité opravdu věnovat velkou pozornost zdraví populace, zdravotní péči, sociálnímu životu, kultuře a jsou rádi, že tady ve Fermu a v okolí se toto daří. Je krásné vidět, že se spolupracují generace, že jste přijeli se tam podívat, získáváte ty zkušenosti, studujete získáváte nové pracovní zkušenosti tady v krásné Fermu. Provincie Fermo má tady pobočku univerzity, na kterou jsou velice hrdí a to bylo tak stručně čisto. Ok, ora passiamo la parola al presidente Rotary Club di Fermo, professoressa Stefania Scatasta. Grazie, davvero a nome dei soci del mio club, Rotary di Fermo, sono davvero onorata di questo momento importante per noi come club e per quella vicinanza che il nostro club ha sul territorio, con l'obiettivo di condividere una progettualità continua con gli enti locali, le associazioni di categoria, con tutti quegli ambiti in cui noi possiamo agire il nostro principio del servire sul territorio di Fermo. Da parte nostra quello che possiamo come club e proprio perché all'interno del nostro club i soci sono al servizio di questa comunità, di questo progetto che ha capitalizzato negli anni i progetti del passato, vuole essere proprio la disponibilità a mettersi nella condizione di far comprendere come gli assistenti defibrillatori possono agire azioni di prevenzione e di cura all'interno di un contesto che va oltre gli ambiti degli ospedali. I medici che si sono messi a servizio negli anni questo progetto sia davvero valido. Negli anni poi come club abbiamo mantenuto le relazioni con il territorio facendo comprendere come un sistema di rete sia davvero il percorso valido per contribuire ad un miglioramento dell'ancoraggio valoriale dei contenuti di questi progetti. Quindi do a Paolo Signore un particolare riconoscimento da parte di tutti
perché sappiamo bene quanto lui tenga a questo progetto. Da parte mia e dei soci del club, quindi un ringraziamento speciale, sperando appunto che questa nostra esperienza, questo esempio sia utile ai giovani che in questo momento ci ascoltano e comunque a tutti i giovani delle scuole superiori dei nostri istituti, perché comprendono quanto sia importante stare in rete. Quindi da parte mia, dei soci del mio club, un ringraziamento di fondo. Vládní složky, jejich činnosti a že spolupráce mezi těmito dvěmi institucemi velice dobře funguje. Děkovala výslovně panu seniorem, který je patronem tohoto projektu, kdy se občanům představují techniky do záchrany života a péče o spoluobčany, kteří se dostají do nějaké nouze. Je velice ráda, že se vidí účast mladých, kteří díky tomu možná i víc pochopí význam péče o zdraví a vlastní účastí na záchraně svých životů. Ok, grazie. E una volta del governatore del distretto Rotary 2090, Massilio Ciucci. Grazie, buongiorno a tutti. Per me è veramente un onore oggi essere qui, perché nonostante dovessi tornarci anche venerdì, però non potevo mancare, perché questa è un'occasione veramente importante. Uno degli obiettivi del Rotary è la salute materna, la salute infantile, e quindi questo progetto portato avanti dal club di Fermo è veramente un fiore all'occhiello per noi. Quindi ringrazio veramente il club per quello che sta facendo, soprattutto nella figura del dottor Paolo Signore, che tanto sta facendo per questa comunità, per tutta la comunità del territorio, che non è poi solo Fermo, e quindi mi complimento con loro e vi ringrazio di essere qui. Buongiorno a tutti. Grazie al governatore. Tam hovořila přece vlastně celého Rotary klubu v Itálii pan Čuči, opět zdůrazňoval význam zdravotní péče, sdílení hodnot a vlastně sdílení různých dalších věcí a v tomto případě péče o zdraví předkladatory, který je projekt právě s tím Leskovská, Petra Víta, pana profesora Signoreho, který je jeho patronem a je velice rád, že se účastní této prezentace. Ora la volta del rettore dell'Università Politecnica delle Marche, professor Saro Longhi. Grazie, porto il benvenuto dell'Università Politecnica delle Marche. Ben arrivati in questa bellissima piazza, in questa bellissima città, in questo bellissimo paese che è l'Italia. Spero che possiate in questo periodo di permanenza presso le nostre strutture e apprezzare ancora di più il valore dello studio, il valore della ricerca, il valore dell'assistenza che la nostra università insieme a tutte le strutture assistenziali di questa provincia dà ai nostri studenti, quindi anche a voi. Ringrazio il Rotary
che continua a dimostrare ancora una volta quanto è al servizio delle comunità, quindi quanto è al servizio di far crescere, far vivere sane le comunità, in questo caso con questa bellissima donazione di due strumenti che sono fondamentali. Se ne rende conto solo nel momento del bisogno, ma non sono fondamentali i defibrillatori. Poi lo vedremo subito dopo. Vi ringrazio e buona permanenza in Italia e a Ferro. Rektor Univerzity Karlovy Univerzity kraje Marky, profesor Salomon Blanky, kteří opět vás velice přivítal, poděkoval vám za účast, zdůrazňoval význam vzdělávání, bádání a zároveň péče, myslické péče. Vítal vás v překrásném městě Permo a v této krásné provincii. Děkoval tady klubu a jeho činnosti pro své okolí, pro komunitu. A děkoval za donaci těchto přístrojů, které jsou velice důležité pro základ lidských životů. Il direttore della Revista 4, il dottor Divini, purtroppo non può essere presente, c'è però con noi il dottor Ciucani che è anche responsabile dell'operativa 118. Prego, dottor Ciucani. Buongiorno a tutti, grazie. Innanzitutto i saluti del dottor Divini che ho l'onore di rappresentare in questa circostanza. Come responsabile del 118, come area vasta, non posso che accogliere con entusiasmo gli esiti di questo connubio tra privato, associazioni del territorio e sanità che ne guadagna, che ne beneficia. La Scossa per la Vita, il progetto che porta avanti la Scossa per la Vita insieme alla Rotary, è un discorso che è iniziato da diverso tempo e sta incominciando a dare i risultati. I suoi risultati. Tuttavia la strada che dobbiamo percorrere per avvicinarci ancora agli standard, soprattutto dei paesi del nord Europa, è una strada ancora lunga, ma è ovvio che abbiamo bisogno di tempo e soprattutto di queste iniziative. Come cittadino di questa splendida Fermo non posso che cogliere con particolare entusiasmo la sensibilità che l'amministrazione comunale sta manifestando nel corso di queste manifestazioni e nell'implementare e diffondere nella popolazione il messaggio della defibrillazione precoce. E poi, se posso permettermi, un ringraziamento a questa bravissima interprete che sta facendo un lavoro straordinario. Buongiorno a tutti. Ředitel záchranné služby 118, který zároveň předával pozdravy ředitele Areavesta 4, doktora Liči a Vyvíjeného. A pan doktor Čekání samozřejmě vám děkoval za přítomnost, vítal vás tady a značeně hovořil o zdejší spolupráci mezi soukromými sektory, které jsou tady klubem například a místními zdravotními institucemi, univerzitou a představiteli samosprávy, které vedou velkým výsledkům právě ve zdravotní péči o zdejší obyvatele. Přestože je velice intenzivní dlouhodobá spolupráce, tak se cítí, že musí ještě dohánět zvláště sední Evropu a jsou vděční, že touto cestou se jim to daří. Je velice rád, že se právě i touto cestou, tím vaší přítomností šíří tato myšlenka spolupráce mezi veřejnoprávním a soukromým sektorem ve zdravotní péči o obyvatele. È una volta del presidente dell'Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri e il direttore della nostra unità operativa di cardiologia utica di Fermo, il dottor Domenico Gabrielli. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui per prendere atto di questa importante iniziativa, fare i complimenti a Paolo Signore e ai suoi collaboratori per l'impegno continuo che pongono in questa attività
perché ricordiamoci un'attività che può salvare delle vite e che ha dimostrato essere anche costo efficace. Quindi un doppio applauso da cittadino fermano, da socio Rotary e ovviamente da direttore dell'unità operativa di cardiologia di Fermo, che è l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedali. Noi saremo sempre vicini a questo tipo di iniziative. È importante, oltre all'intervento precoce, la prevenzione, su cui mi sono permesso di scrivere questa parola. Quindi, soprattutto i giovani, attenzione agli stili di vita, non fumate, e poi per il resto ci pensa il Rotary e il buon Signore. Buona giornata. Grazie. Zdůrazňoval opět nutnost věnovat se těm činnostem, které mohou zachránit životy a první péči, šíření povědomí, vzdělanosti a znalostí tohoto oboru, které jsou a mohou opravdu zachraňovat životy. A oni jako kardiologové tuto spolupráce velice vítají a podílejí se na ní, protože první pomoc a prevence jsou velice důležité a zdůrazňuje, že člověk od mladého věku se mohou zachránit životy a člověk měl o své zdraví pečovat, například nekouřit a tak dále. Naturalmente non possiamo che ringraziare per la loro presenza il presidente del corso di laurea in infermieristica, il professor Gianpiero Macarri. Applauso, grazie. Il direttore del centro di formazione, il cuore dell'Unibpm di Ancona, la professoressa Erika Drario. Il presidente dell'Ordine dei Medici, dottoressa Anna Maria Calcagni, il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, dottor Gian Pietro Beltrami, e naturalmente tutte le forze dell'Ordine che sono presenti a questa manifestazione. Grazie a voi anche di esserci. Allora, finalmente arriviamo al cuore della manifestazione. Passiamo la parola al dottor Paolo Signore, responsabile del progetto BAD, una scossa per la vita, che ci illustrerà le fasi del progetto. Bene, grazie. Come si può non ringraziare le autorità rotariane e non che mi hanno preceduto per la disponibilità dell'amministrazione comunale di Fermo, direi magnifica, le autorità rotariane e tutti quanti voi, grazie. Questo è il secondo step del progetto, un progetto nato per la vita molti anni fa, 10-12 anni fa, quando si parlava poco di defibrillazione e la rianimazione cardiopalmonare, la defibrillazione faceva quasi paura, non c'era cultura di questo tipo e noi siamo nati sulla scorta di un progetto antico, di un progetto dell'epoca che è andato a
che va ancora avanti, che a Teramo, Cuore e Piacenza soprattutto. Erano questi e sono tuttora progetti molto belli. Secondo step, perché nella prima fase sono stati donati 30 defibrillatori alle forze di vigilanza operanti nella provincia di Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza, Vigili Urbani e tutte le protezioni civili e quant'altro. E poi nella seconda fase il progetto si sta concretizzando con l'impianto di defibrillatori in postazione fissa. Non so se mi devo tornare. E in questo senso Porto San Giorgio è stata dotata di 8 defibrillatori con la partecipazione delle istituzioni private e quant'altro. E oggi partiamo con Fermo. Abbiamo chiamato questo progetto Fermo Valle, Città Sicura, come il progetto precedente Porto San Giorgio, Valle Città Sicura, che io poi amo chiamare sotto progetti perché fanno parte, diciamo, di questo percorso che è una scossa per la vita. Al di là della disponibilità dei defibrillatori, al di là di tutto, al di là della popolazione da formare per l'uso del defibrillatore, la cosa importante è che a cui io tenevo e noi teniamo ancora di più è la cultura della rianimazione cardiopulmonare, è l'aver vinto negli anni quelli che possono essere stati, e forse lo sono in parte tuttora, anche degli sbarramenti ideologici su questo. Direi che in questo senso la legislazione è stata abbastanza chiara, si sta esprimendo in maniera abbastanza precisa, togliendo via, diciamo, quelle che possono essere le paure di, tra virgolette, toccare un soggetto cui purtroppo capita un arresto cardiaco. Però l'aver comunque, al di là del numero dei defibrillatori, questo volevo dire, l'aver comunque formato una popolazione nel territorio del Fermano di oltre 550-560 soggetti laici, significa primi a rispondere, gente comune, che può essere commerciante, un spazzino, un ingegnere, un architetto, si tratta comunque di una popolazione importante che al di là della disponibilità di un defibrillatore è capace di tenere in vita, una persona a cui purtroppo capita un arresto cardiaco. Questo è tanto più così a memoria, questo successe un paio d'anni fa, ricorda la nostra Presidente dell'Ordine, nell'ambito di un convegno medico, in una situazione dove peraltro c'era molta gente, purtroppo un relatore, è successo così, e un nostro fortunato è stato lì e l'ha mantenuto in vita fino al processo. Questo a memoria per me. Quindi comunque un soggetto formato alla rianimazione cardiopolmonare, indipendentemente dalla disponibilità di un defibrillatore, è capace, trovandosi anche in un'altra città o in altre situazioni, è capace di mantenere in vita. Io mi permetto di chiamare un attimo la professoressa Tra, perché, non so se è qui, eccola, perché ho visto, non mi ha fatto vedere delle foto, una bellissima iniziativa che stanno portando avanti, che è una rianimazione cardiopulmonare fatta da bambini a bambini, su manichini ovviamente, e mi piacerebbe che la professoressa ci sia due parole su questo, perché è un po' l'antesignano dell'educazione alla rianimazione cardiopulmonare, e questo è molto 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 bello. Grazie. E rifacendo appunto che vuol dire?
Dottoro Paolo Signore, ci state già il progetto passo per prossimo. Samozřejmě bych chtěl za něj poděkovat všem mluvčím, zástupcům samosprávy a Rotary klubu. Přišla bych z nějakého projekt, který vám tady představuje, který začínal klasickou kravské reformální resultací a postupně byly čím dál tím sofistikovanější defibrilátory, jak automatizovaná verze, kdy není potřeba lékaře, tak se rozšiřovalo působení tohoto projektu spolehlivého kardiopulmonální resuscitace na zaškolování občanů použití automatizovaných defibrilátorů. V první fázi tento projekt dodal tady v okrese Permo 30 defibrilátorů bezpečnostním složkám od policie, zdravotníků nebo dalších hasičů a podobně. Už tyto přístroje pomáhají zachraňovat život několik let. Druhá fáze projektu se týkala Portugal Jojo, který bylo vybráno jako první bezpečné město, čítá si Bůra tady v okrese. Bylo dodáno 8 defibrilátorů a opět i zde školená občané, aby s tím uměli zacházet. Tyto defibrilátory jsou na přesně stanovených místech, kde je vysoký pohyb lidí a tudíž mohou být snadno použity. Pokud pomoc pak následně byla rozšířena i z Sandoferma, kde právě v tu chvíli budou přidávány 3 defibrilátory. Je důležité vybudovat kulturu defibrilace jako základní prvek pro záchranu lidských životů, kdy není důležité jenom mít určité znalosti, ale i schopnosti defibrilátor použít. A je otázka zákony, jsou to jasné, že pomoc, pokud člověk je trošičku schopánící, poskytnout. Cílem je vyškolit co největší možný množství lidí, aby byli schopni zachránit životy. Vzpomínám si, že tady možná byla svědkem na prostě mimo nemocnice zavřený dobrovolníkem, Grazie, buongiorno a tutti. Solo due parole per illustrare un progetto che è stato istituito in qualche modo già 2 anni fa dal Ministero della Pubblica Istruzione, che dedica ben 4 ore dell'insegnamento non soltanto nelle scuole superiori ma anche nelle scuole inferiori all'educazione della rianimazione cardiopolmonare. Su questo progetto noi dell'Università stiamo investendo come il cuore dell'Università, perché abbiamo a cuore quella che è la formazione iniziando dai più piccoli, perché una mano può salvare una vita. E quindi sposo e rubo un attimo una frase citata dal nostro rettore, in cui diceva che gli alberi che pianteremo non saranno quelli dove noi poi all'ombra dei quali noi ci ripareremo, e quindi il progetto deve essere portato avanti investendo sui giovani e sui bambini, che come una spugna assorbono tutto quello che vi viene detto con semplicità, senza pregiudizi e veramente con lo spirito di aiutarsi uno con l'altro. Grazie. Zmiňovala, doplňovala i další informace z toho projektu, kdy rozšiřování znalostí kardiopulmonální resuscitace je projekt podporovaný Ministerstvem zdravotnictví Itálie, protože a to jak vlastně mezi dospělými, tak od dětí od střední škol a mladšími, protože mladší jedinci, mladí jsou schopní daleko snáze absorbovat informace, vnímat a pak následně je použít. Prima di chiudere il mio intervento, ancora un grazie a tutte le belle parole che sono state immediatamente nei miei confronti, un grazie.
quello che potrà fare, perché noi chiederemo all'amministrazione comunale iniziative per mantenere in vita e sviluppare questo progetto. Grazie all'amico, collega, cardiologo Domenico Gabrielli, grazie, perché grazie a lui e all'AMCO possiamo partire con 3 defibrillatori. Grazie, voglio qui vicino a me un attimo il mio collaboratore Alfredo Profezzi, ti ringrazio perché dovete sapere che lui ed io, tra altre cose lui non è rotariano, è un infermiere professionale, istruttore che mi piaceva però farvelo conoscere, perché grazie a lui, e tra altre cose il nostro Paul Harris, grazie a lui, che è istruttore io per la verità, ecco, noi siamo riusciti a formare questi 500, questa popolazione di 560 pista responde, sulla cui utilità ho parlato. Grazie e ripasso la parola alla nostra dottoressa. Di brevità, invece siamo bravi ai popolo progetto fatto del progetto professor Gabriele Mona invece dobrovolníků, se jim už podařilo ve školy 560 osob, kteří jsou schopni používat defibrilátor samostatně a tak zachraňovat lidské životy. Ok, grazie. Dottor Paolo Signore, prima di passare alla dimostrazione dell'uso del defibrillatore, faccio ascoltare un'esperienza che è successa alla nostra, raccontata dalla nostra studentessa Procini Valentina, che si è trovata di fronte a un paziente, a un soggetto che all'improvviso è andato in arresto cardiaco. Presto Valentina. Buongiorno, innanzitutto appunto mi presento, sono Valentina e sto al terzo anno di infermieristica e oltre a studiare infermieristica lavoro in un agriturismo e precisamente un anno fa, una domenica, un signore che era a pranzo ha iniziato ad accusare un malore per poi insomma cadere a terra e io non avevo a disposizione un defibrillatore, non avevo niente e quindi appunto ero lì che dovevo cercare di fare qualcosa, soprattutto perché avevo visto che il paziente, il signore insomma, era in arresto cardiaco e ho quindi iniziato tutte le manovre di respirazione cardiopolmonare, ho chiesto a chi era vicino a me di allertare il 118 e nell'attesa dell'arrivo del 118 ho appunto fatto tutte quelle manovre che ci vengono insegnate per un intervento precoce in queste situazioni. Fortunatamente sono state funzionali, ma comunque sia credo che sia una bellissima iniziativa questa del defibrillatore, in quanto sarebbe opportuno che fosse presente ovunque c'è movimento di gente, insomma. Grazie Valentina. Pan Božela, studentka dnešní fakulty oboru zdravotní sestra Valentina Boráči, která zažila velice nedávno incident, kdy během nedělního oběda v restauraci se sousedního stolu muži udělal své omyl, zkolaboval a ona na základě svého školení a poskytování první pomoci mu pomohla a pro společníci roli záchranku, která než přijela, tak samozřejmě posledovali karitativní organizaci a člověka se podařilo díky tomu zachránit. Zdůraznila, že v tom místě nebyl podvěžně vybral, takže museli provádět klasickou kardiovorální restituci a rozložil v obaze, jak o co by to mohlo být jednodušší, kdyby byl vybral na místku a jak je důležité, aby byl na místech, kde je velký pohyb osob. Ok, ora passiamo alla dimostrazione.
essere